Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz e bentrovati per questa nuova stagione, questa nuova diretta di Spazio Aperto. Con voi come sempre Antonella Intrenò. Saluto la regia centrale Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario, bentrovato. Ciao, buona serata a tutti quanti. Salutiamo Massimo Bonella, editorialista di PianetaOggiTV.net da Venezia. Ciao Massimo. Sì, buonasera a voi e agli ascoltatori. Bentrovato anche a te. E salutiamo Marco Grilli, portavoce per il Friuli Venezia Giulia di Alternativa Politica. Ciao Marco. Buonasera a te e a tutti voi, compresi gli ascoltatori. Fresco novello sposo, diamo questa notizia agli ascoltatori di Radio Saiuz e diamo il benvenuto alla prima ospite di questo pomeriggio, Silvia Donghia, giornalista del Fatto Quotidiano. Ciao Silvia, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera Antonella, buonasera a tutti voi e anche a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Bene, tra poco parleremo con te degli ultimissimi sviluppi sulla vicenda Cucchi. Il vostro giornale quest'oggi intitola Cucchi, i PM fanno sul serio, fu ucciso dai carabinieri. Articolo a firma tua Silvia e di Valeria Pacelli. Entreremo naturalmente nel merito, negli sviluppi della questione subito dopo gli aggiornamenti di Massimo Bonella e i saluti al network di Rosario Moreno. Passo subito la linea a Massimo Bonella per le ultime news e di seguito a Rosario. Prego, Massimo. Sì, grazie. Alle 18:36 prendiamo la linea qui da Venezia per delle notizie urgenti. Questa mattina c'è stata una sequenza di forti scosse telluriche in centro Italia, superiori al quinto grado. Saremo più precisi in coda alla trasmissione. Dunque, attualmente c'è una situazione di forte maltempo, la popolazione è allo stremo, abbiamo addirittura in alcuni punti 2 metri di neve, notizie che anch'io le apprendo proprio in queste ore, perché nei telegiornali delle scorse ore, dei giorni appena trascorsi, non sentivo che non mi dava questa impressione che il maltempo era così forte in quelle zone. Sapevamo che alcune abitazioni erano prive di elettricità da almeno 24 ore, ma non tutta questa situazione adesso è emersa con queste scosse che sono state questa mattina. Dunque c'è la gente che non riesce addirittura a uscire di casa perché non riesce a aprire la porta, perché hanno 1,5 metri di neve davanti alla porta. Ci sono problemi per quanto riguarda le aziende agricole con gli animali che stanno morendo dal freddo e insomma c'è una situazione davvero davvero drammatica a dir poco. Mi piacerebbe andare proprio con la televisione lì a filmare, a dare la parola alla gente, andare a vedere proprio come stanno vivendo con delle immagini che con gli schemi che io normalmente adotto per cercare di far vedere proprio toccare con mano la situazione. Cosa possiamo dire in breve senza portare via più di tanto tempo? Dunque, non si è mai vista una serie di terremoti succedersi con queste modalità, 4 eventi sismici di magnitudo superiore a 5 nell'arco di 3 ore. È un fenomeno nuovo nella storia recente per le modalità con le quali si è manifestato, lo afferma il sismologo Amato dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Dunque, sono più di 100 le scosse registrate da questa mattina, scosse che ricordo sono state avvertite in maniera distinta in tutto il Lazio, in tutta l'Umbria, dunque fino giù a Pescara per quanto riguarda il lato sud della nostra penisola, a nord invece sono state avvertite distintamente a Firenze, quindi nell'Appennino centrale. Dunque, cos'altro possiamo dire di urgente? Che sembra che ci sia un disperso nell'Aquilano, notizia che dobbiamo ora verificare meglio. Torniamo alle condizioni meteo perché c'è l'emergenza sull'emergenza. Ecco che dunque si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Sta intanto nevicando, nevicando abbondantemente. E la gente, la popolazione locale di quei paesi è veramente allo stremo. La situazione è drammatica. Alle 18:39 è tutto da Venezia per il momento. Prossimi aggiornamenti in coda al programma. Benissimo, grazie a Massimo Bonella e giro subito la linea a Rosario per i saluti al network. Prego, Rosario. Grazie Antonella, buonasera a tutti quanti. Allora,
Voglio sempre fare il mio solito appello a tutti gli amici che ci ascoltano, soprattutto in questo momento sulla nostra pagina Facebook, mettete mi piace perché vi piace Radio Science, scherzi a parte. Allora, come al solito, ripeto la litania di sempre per le nostre dirette. Andiamo a reti unificate. C'è un cellulare qua che disturba. Sì, c'è qualcosa che sta disturbando in questo momento. Andiamo a reti unificate su Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto, Favaro Veneto, Radio Valdichiana della Valdichiana, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Modena Nui Radio sempre da Modena, in più su Radio Science Classic e Radio Science sulla Web TV. Siamo presenti sulla pagina Facebook di Radio Science, sul sito radioscience.it e sulla nostra pagina YouTube. Cercateci sempre come Radio Science. Con questo è tutto. Antonello, ti rigiro la linea che ritorno ai miei compiti in regia. Grazie Rosario. Allora, come avete potuto ascoltare dalla voce del nostro regista, ascoltatori, potete interagire con la nostra trasmissione, fare le vostre domande, noi saremo ben lieti di riproporle ai nostri ospiti. Scusa Antonella, sì, dimmi Massimo. Flash, dunque, confermato, lo vedo anche qui da Rai News 24, nel flash, che appunto parla di un potenziale disperso nell'Aquilano. Prego. Bene, cercheremo di monitorare la situazione col tuo aiuto, Massimo, naturalmente. Allora, in studio, nel nostro studio virtuale, Silvia Donghia, come anticipatovi, giornalista del Fatto Quotidiano, che ci parlerà degli sviluppi che riguardano l'inchiesta bis sui militari, sui tre militari accusati, militari aderenti all'arma dei carabinieri, accusati di omicidio preterintenzionale e di calunnia. Ormai Silvia è stato messo nero su bianco che la causa del decesso di Stefano Cucchi, morto il 22 ottobre del 2009 presso l'ospedale Pertini di Roma, il decesso è stato causato proprio dalle percorse e dalle violenze subite dal giovane fermato in flagranza di reato. Cosa puoi dirci sugli sviluppi di questa vicenda? Allora, che intanto purtroppo non è ancora stato messo nero su bianco, Antonella, nel senso che quello che è successo ieri è semplicemente la Procura di Roma ha chiuso l'inchiesta bis sul decesso di Stefano Cucchi con l'avviso di chiusura indagini. Questo è un atto che di solito prelude alla richiesta di rinvio a giudizio dei cinque carabinieri che sono indagati in questa inchiesta bis. Dico purtroppo non è ancora stato messo nero su bianco perché a 7 anni e mezzo dalla morte di Stefano purtroppo siamo ancora da un certo punto di vista in alto mare. Perché che cosa significa adesso tutto questo? Intanto che la difesa avrà 20 giorni di tempo per depositare le eventuali memorie e che poi se il GIP dà ragione alla procura si aprirà un nuovo processo, che significa un nuovo dibattimento in primo grado e poi tutte le altre gradi di giudizio che abbiamo in Italia, che sono 3. Quindi ancora la verità è molto lontana. Certo è che è un punto di svolta, è un punto di svolta che tutti stavamo aspettando, perché noi abbiamo assistito a tutta una prima fase in cui sono finiti a processo 3 agenti della polizia penitenziaria nei confronti dei quali adesso i carabinieri sono accusati di calunnia. Che cosa è successo secondo la Procura di Roma? È successo che Stefano Cucchi la notte dell'arresto, cioè tra il 15 e il 16 ottobre del 2009, venne arrestato da una pattuglia dei carabinieri dopo una perquisizione domiciliare durante la quale non venne trovata altra droga rispetto a quella che gli era stata trovata in macchina. Cucchi fu portato in 3 distinte caserne dei carabinieri. Ecco, la Procura in questo momento anticipa il momento del violentissimo pestaggio, queste non sono parole mie ma sono parole dei procuratori, ai danni di Stefano. Cioè, se per tutta la prima fase noi abbiamo pensato, ci hanno fatto pensare che il pestaggio fosse avvenuto nelle celle del Tribunale di Roma, bene, adesso questo il pestaggio ha un orario diverso, cioè tra le 2 e 3 e mezza di quella notte. In quel momento Stefano era nelle mani dello Stato.
la cosa grave che oggi è stata sottolineata per la prima volta con forza dal comandante generale dell'arma dei carabinieri Tullio Del Sette, e qui apro una parentesi, ci sono voluti 7 anni e mezzo perché l'arma prendesse una posizione di questo genere. Ebbene, la cosa grave è che se il processo confermerà quanto stabilito dalla procura, oltre al pestaggio, questi signori per tanti anni sono stati zitti e, dice la procura, hanno calunniato colleghi di un'altra divisa. Il processo appunto si aprirà, probabilmente sarà lungo, siamo ancora in una fase dove bisogna usare il condizionale, però è un punto di svolta e questo già è un passo in avanti importante. È un punto di svolta anche perché sino ad ora abbiamo sentito che il decesso di Stefano Cucchi è stato causato da crisi epilettiche o da altre situazioni abbastanza lontane da quelle che poi sono state reali, si sono concretizzate sulla sua persona. E non dimentichiamo che ci sono altre situazioni analoghe che purtroppo non hanno visto magari un risvolto di questo tipo. Ricordiamo Federico Aldrovandi, ricordiamo Giuseppe Uva. In questo caso, Silvia, quale importanza e quale valenza ha avuto l'impegno di Ilaria? Perché se da una parte ci sono voluti 7 anni perché la massima carica dei carabinieri assumesse una posizione chiara rispetto al fatto, c'è stata la famiglia che non ha mollato un attimo la presa, è andata avanti anche quando tutto oramai sembrava perduto. Quindi è evidente che l'impegno di Ilaria, di tutta la famiglia, è stato determinante perché si aprisse questa nuova inchiesta, ma suppongo, ritengo anche che ci fossero dei fatti concreti sui quali poter basare una nuova indagine. Sì, sono verissime entrambe le cose. Ilaria Cucchi è una donna straordinaria, che ne dicano i carabinieri indagati, che, o meglio, i commentatori sulle pagine Facebook dei carabinieri indagati che la infangano tutti i giorni. La famiglia Cucchi è una famiglia straordinaria che chiede dall'inizio semplicemente giustizia, che è quello che dovrebbe essere scontato in ogni paese civile degno di questo nome, che purtroppo in Italia non lo è. Loro si sono, Ilaria soprattutto, si è battuta come una leonessa dal principio, sentendosi dire qualsiasi cosa, perché non ultimo il senatore Giovanardi oggi ha ribadito la sua tesi per cui Stefano Cucchi era un drogato e chi è drogato è un po' morire così. Sono parole che a me fanno ribrezzo, mi fanno venire la pelle d'oca, anche perché anche l'ultimo, io dico sempre, anche l'ultimo degli omicidi, degli assassini, merita una giustizia, soprattutto non merita di finire così. Questo è vero che è stato un processo mediatico da un certo punto di vista, perché da un lato la famiglia Cucchi, dall'altra la stampa, e io qui voglio dire grazie al mio giornale che mi ha dato la possibilità in tutti questi anni di combattere questa battaglia per la giustizia e la legalità, perché ci siamo fatti paladini di questa storia fin dal principio. Mi permetto di interromperti, Silvia, solo per ricordare agli ascoltatori che proprio tu sei stata la giornalista del Fatto che da subito ha seguito la vicenda passo passo, proprio per questo tuo fortissimo desiderio di equilibrio, di giustizia. Scusami, era una chiosa. Sì, grazie Antonella. Io ricordo sempre che il primo giorno in cui io la notizia Cucchi in Italia è nata così, la vicenda Cucchi è nata così, mi è capitato per un caso fortuito, come capita a tutti i cronisti, all'inizio di leggere un'agenzia, e in questa agenzia di stampa c'era una ragazza che chiedeva la verità sulla morte del fratello. Io quel giorno ricordo di aver cercato e trovato il numero di Ilaria Cucchi, io non sapevo ovviamente chi fosse, e all'epoca lei mi raccontò in una lunga telefonata quelli che erano i primi elementi di questa vicenda, perché ancora non si conosceva praticamente nulla, e ricordo di aver chiuso il telefono, di essere andata nella stanza dei miei redattori capo e di aver detto: ho ascoltato una telefonata che ha dell'incredibile, perché quella storia già all'epoca mi sembrava incredibile. La raccontammo perché aveva comunque, poneva dei dubbi allo Stato, non soltanto ai magistrati e non soltanto ai carabinieri, ma poneva dei dubbi allo Stato. E quando
se lo ricorda tutta Italia, il giorno in cui la famiglia decise di diffondere le fotografie di quel povero corpo sul tavolo dell'obitorio, io la prima cosa che ho pensato, ma da, come penso insomma, tutti i cronisti che abbiano un minimo di esperienza, è andare a capire, cercare di capire che cosa è successo, cosa successe la notte dell'arresto, perché quella era la chiave di volta. Tant'è vero che quel giorno lì io riuscii a intervistare uno dei comandanti delle tre stazioni in cui Stefano era stato portato, e lui, mi ricordo che mi rilasciò questa dichiarazione, è tutto pubblico, lo trovate negli archivi del Fatto Quotidiano: le nostre celle di sicurezza non sono alberghi a 5 stelle. Allora, già una cosa del genere detta da un servitore dello Stato, come loro si dichiarano adesso, a me fece quantomeno venire dei dubbi. È lì che bisognava andare dall'inizio bisognava andare a capire quello. Ci sono voluti tanti anni, ce ne sono voluti 7, adesso finalmente stiamo andando in quella direzione, e lo dobbiamo veramente grazie alla tenacia di Ilaria Cucchi e del suo avvocato Fabio Anselmo, perché senza di loro questo processo sarebbe finito nel nulla. Una postilla: io un giorno mi sono, passatemi il termine, divertita, anche se ovviamente non è un divertimento, a contare le morti di cui è morto Stefano Cucchi, i modi in cui è morto. Sì, li ho contati almeno 10, perché dalla morte naturale, come è scritto sul verbale del Pertini, il verbale del decesso firmato dai medici del Pertini, all'epilessia ne abbiamo viste e sentite di tutti i colori. Oggi sappiamo, grazie alla Procura di Roma, che se quello che forse era, sapevamo tutti, ma ovviamente noi non lo possiamo scrivere e forse le persone lo raccontano al bar, che senza quel testaggio Stefano non sarebbe morto. E quindi questo è il cardine su cui si dovrà poi giocare tutto il processo. Altra cosa da sottolineare, Silvia, poi magari ti lasciamo ai tuoi impegni di redazione, che sappiamo essere molteplici, è che questo non è perché devo scrivere di Cucchi, ecco appunto, ma mi sembra giusto comunque sottolineare che questo non è un attacco all'arma tout court. Qui si parla di, ecco, dice, beh, perché sai, qui si parla di 5 persone. Esattamente, si parla di 5 persone, solo di quelle 5, per cui siccome si sono lette anche sui social network affermazioni di questo genere, qui non c'è nessun tentativo di delegittimazione né dell'arma dei carabinieri né della polizia. Le istituzioni, come sempre, mantengono il loro valore intrinseco, ma bisogna comunque, nell'interesse delle stesse istituzioni, riuscire davvero a far emergere la verità rispetto, esatto, alla vicenda di Stefano Cucchi, perché credo, dimmi pure Silvia. No, Antonella, scusami se ti ho interrotto, ma è esattamente così, ti devo dare ragione. Nessuno di noi contesta l'arma dei carabinieri o la polizia di Stato, la polizia penitenziaria o la guardia di finanza come istituzioni in cui bisogna credere, perché sono coloro che sono al nostro fianco nel momento in cui abbiamo bisogno di aiuto. E la stragrande maggioranza dei carabinieri è sana, e questo va ripetuto tutte le volte, ma è proprio nell'interesse di quella parte sana che se ci sono 5 persone che si sono macchiate di un reato così grave, ebbene l'arma dovrebbe avere il coraggio intanto di sospenderle dal servizio, visto che questi sono tutti invece ancora in servizio, e poi comunque di prendere atto della situazione e, una volta finito, concluso l'iter processuale, di dire: signori miei, quella è la porta, andatevi a cercare un'altra strada, perché noi siamo un'istituzione sana, è nel loro interesse. Assolutamente, assolutamente. Quindi noi attendiamo a questo punto, Silvia, nuovi sviluppi, continuiamo a seguire naturalmente la situazione, e ti lasciamo al tuo lavoro, visto che hai da scrivere ancora molto, ritengo. Insomma, sarà un giorno complesso. Noi continuiamo a cercare la verità, continueremo a farlo tutti i giorni, ci troviamo in tutti i modi dall'inizio, e vi posso assicurare a tutti che io per prima mi spenderò fino all'ultimo, proprio perché la verità, la notte maledetta, venga fuori. Assolutamente, noi continueremo a telefonarti, Silvia, sappilo. Ti ringraziamo. Grazie naturalmente sempre per la tua disponibilità. Buon lavoro a te e a tutta la redazione del Fatto Quotidiano. Grazie, Silvia. Grazie, Antonella. Grazie a tutti voi. Buon lavoro. Grazie, a presto. Bene, quindi questi sono gli ultimi aggiornamenti rispetto alla vicenda di Stefano Cucchi, vicenda che si collega all'argomento che andremo a trattare a brevissimo con il secondo ospite della nostra trasmissione, il professor Charlie Barnao, professore di sociologia presso l'Università di Catanzaro, che ha attivato quest'anno, non so Rosario, ecco, se nel frattempo vogliamo contattarlo telefonicamente. Certamente, certamente.
Il professor Charlie Barnao ha attivato un interessantissimo corso presso la facoltà di sociologia, un corso di sociologia della sopravvivenza. Un po' complicato a dirsi, ma direi quantomeno interessante e di strettissima attualità. Bene, in attesa di collegarci con il professor Ecco Barnao, qua eccoti. è in linea Antonella. Sì. Benissimo, Charlie? Eccoti, buonasera Charlie, Buonasera, bentrovato. bentrovata. Allora, ti dico Charlie che in collegamento con noi sono Marco Grilli, portavoce di Alternativa Politica per il Friuli Venezia Giulia, e Massimo Bonella, editorialista di pianetaoggitv.net da Venezia, oltre naturalmente al nostro Rosario Moreno che si occupa della regia da Treviso. Allora Charlie, noi abbiamo parlato fino a qualche secondo fa con Silvia Donghia del caso di Stefano Cucchi. Visti gli ultimi sviluppi, abbiamo ritenuto opportuno di aggiornare i nostri ascoltatori considerata l'importanza della notizia naturalmente. Ed è questa una notizia che ben si collega con quelli che sono i tuoi studi. Anticipavo ai nostri ascoltatori dell'attivazione del tuo corso di sociologia della sopravvivenza. Ecco, presso l'Università di Catanzaro, lo ripeto, se magari tu volessi un attimo introdurre questa nuova branca che tra l'altro credo non sia presente in nessun altro ateneo italiano. Sì, per quello che ho potuto constatare fino adesso, è la prima volta che in Italia viene insegnata questa materia. Che io sappia, non è attivato un corso di sociologia della sopravvivenza neanche all'estero, però lì non posso garantire. Per quanto riguarda il contesto italiano, credo che sia davvero la prima. L'oggetto di questa materia è lo studio, dell'agire sociale in contesti di vita estremi. L'agire sociale per la sopravvivenza, sopravvivenza sia da un punto di vista materiale, sia da un punto di vista psicologico, ma anche da un punto di vista culturale. Questo un po', insomma, l'ho detto. È chiaro, a proposito di quello che dicevi prima, tu si collega anche allo studio di situazioni di sopravvivenza all'interno di quelle che vengono definite in sociologia delle istituzioni totali. Le istituzioni totali come il carcere, come gli ospedali psichiatrici, sono dei luoghi all'interno dei quali l'individuo vive un totale isolamento rispetto all'esterno, e spesso all'interno di questi luoghi si sviluppano delle strategie di sopravvivenza particolari. Sia Certo. l'addestramento degli agenti che sono stati coinvolti, che sono tuttora coinvolti nella vicenda Cucchi, ma anche la vicenda Cucchi stesso, sono tutte collegate appunto alle istituzioni totali, o al carcere o alla caserma. Ecco, dal tuo punto di vista, Charlie, non naturalmente nel merito giuridico si intende, ma ecco, la tua osservazione da sociologo e quindi la tua conclusione rispetto all'avvenimento in quanto tale e allo sviluppo anche mediatico che l'avvenimento stesso ha visto, qual è la tua opinione? Ma diciamo, dal punto di vista, il caso Cucchi, come altri casi che sono venuti alla ribalta della cronaca, a mio avviso ci riportano un tema molto attuale e molto importante, che è quello relativo all'addestramento degli agenti delle forze di polizia. La mia opinione rispetto ad alcune ricerche che ho fatto negli ultimi anni è quella che, così come si risparmia tantissimo e troppo per quanto riguarda la dotazione che viene data alle nostre forze armate e militari, alla stessa maniera si risparmia tantissimo sulla loro formazione. La loro formazione non è adeguata, i modelli educativi non sono adeguati, e questo fa sì che in situazioni di particolare stress, in situazioni di particolare tensione, purtroppo talvolta si verificano dei comportamenti di violenza sadica incontrollata. Quindi questo, ora non voglio entrare nel merito del caso specifico, che magari è legato anche ad No, no, altre certo. dinamiche, però questo è un po' quello che è la mia idea, sulla base degli studi fatti rispetto all'addestramento delle forze dell'ordine, delle forze di polizia in genere, che tra l'altro è lo stesso addestramento, perché la base è assolutamente comune, del nostro esercito.
Questo genere di addestramento, secondo te, a che tipo di personalità dà poi vita? C'è una modificazione perché naturalmente nel momento in cui si entra a far parte dell'esercito piuttosto che della polizia, piuttosto che dei carabinieri, c'è una gerarchia, c'è un certo, come dire, una certa impostazione di vita che poi inevitabilmente può scontrarsi con quella che è invece la propria indole. Quindi questi atteggiamenti che sono oltre, sono determinati da uno scontro tra personalità, propria e quella imposta? Sì, ma diciamo che qualunque modello addestrativo legato alle forze armate, alle forze di polizia, parte da un presupposto, quello iniziale dell'azzeramento della personalità precedente, ovviamente lo dico in estrema sintesi, i processi sono molto Certo. più lenti, un azzeramento della personalità precedente è una ricostruzione di una nuova personalità. In sociologia si parla di risocializzazione, quindi una sorta di disgregazione dei modelli valoriali precedentemente acquisiti per un'acquisizione di nuovi modelli valoriali comportamentali legati al modello addestrativo che viene socializzato. È chiaro che tutto sta nel modello che viene perseguito e nel modo attraverso il quale questo modello viene perseguito. Da un punto di vista sociologico, psicosociologico, un modello di riferimento per l'analisi dei sistemi educativi legati alle forze armate e alle forze dell'ordine è il modello proposto, quello che ho utilizzato io maggiormente, il modello proposto dalla scuola di Francoforte, quello che porta alla formazione di personalità autoritarie è, secondo quello che dice la scuola di Francoforte, fasciste. Si parla della scala F, quindi una scala che individua le caratteristiche della personalità di una personalità autoritaria. È chiaro che si parla di fascismo da un punto di vista psicologico e non politico, che intendo dire che le caratteristiche della personalità legate, individuate da questo tipo di modello, sono caratteristiche di personalità che, per dirle in parole povere, possono riguardare sia una persona che politicamente è a destra, estrema destra, sia una persona che politicamente è estrema sinistra. Sono quindi caratteristiche, ripeto, di tipo psicologico e non né culturale né politiche. Certo, un modello comportamentale più che altro, ma in Sì. questo senso la sociologia della sopravvivenza come può intervenire perché non si vengano a verificare deformazioni e deturpazioni di questo genere? Perché di solito si pensa alla sociologia come a un qualcosa di estremamente teorico, magari un po' lontano, un po' distaccato poi da quello che avviene nel quotidiano di ognuno. Ma la sociologia della sopravvivenza tocca questi temi, come dicevo prima, perché lo studio delle strategie di sopravvivenza da un punto di vista psicologico, soprattutto, oltre che materiale, in contesti di vita estremi, ci porta a studiare questo agire sociale anche all'interno delle istituzioni totali. Tuttavia, la sociologia della sopravvivenza, che è una materia che stiamo costruendo adesso, di fatto, cioè il secondo anno che il corso è attivato, però con, diciamo, un certo gradimento anche da parte degli studenti, un notevole gradimento anche da parte degli studenti, si occupa di studiare la sopravvivenza in contesti di vita estrema, per esempio la vita di strada, per esempio la sopravvivenza quindi psicologica e materiale di chi, scelta o necessità, per lo più necessità, si trova a vivere in condizioni di vita estrema senza una casa, ad esempio. Oppure abbiamo studiato anche le strategie di sopravvivenza materiale, ma in questo caso soprattutto anche psicologiche, di chi vive situazioni estreme all'interno di contesti come quelli della prostituzione. Le persone che vivono situazioni di questo genere sviluppano tutta una serie di strategie particolarmente raffinate, delle azioni razionali particolarmente raffinate, che permettono loro appunto di sopravvivere in questi contesti. Diciamo che la sopravvivenza è un argomento anche abbastanza cool, molto attuale, se si pensa a tutti i reality che sempre di più vediamo in televisione, diciamo, studiano, rappresentano a vario titolo la sopravvivenza, da quella più, diciamo, legata ai VIP, non so, l'Isola dei Famosi, quella un po' finta, Ecco. ma anche a programmi proprio di sopravvivenza che intercettano
quello che è un interesse popolare sempre maggiore alla capacità di sopravvivere in condizioni di vita estreme. Questo mi dà naturalmente la possibilità, scusami, di introdurre un'altra parte molto interessante della tua vita di sociologo e di ricercatore in tal senso. Sei autore, tra le altre cose, del libro Le prostitute vi precederanno, inchiesta sul sesso a pagamento, edito da Rubettino. È un'inchiesta, Charlie, questa, che già nel suo titolo ti induce ad una certa riflessione. Cosa vuol dire che le prostitute ci precederanno? Sì, intanto si tratta di uno studio etnografico, quindi sostanzialmente il ricercatore in prima persona va a studiare un fenomeno, in questo caso immergendosi nel fenomeno stesso, quindi non rimanendo, diciamo, ancorato alle scrivanie degli studi o alle cattedre universitarie. Quindi va in prima persona alla ricerca della comprensione delle motivazioni che portano gli attori sociali a mettere in atto determinate azioni. L'obiettivo del ricercatore è quello di mettersi nei panni delle persone che sta studiando per cercare di comprendere il fenomeno attraverso un processo di immedesimazione. Nel caso specifico, la prostituzione viene studiata come un fenomeno culturale. Si dice spessissimo che la prostituzione è il mestiere più vecchio del mondo, più antico del mondo. Forse questo è vero, di sicuro però si manifesta e svolge funzioni sempre diverse a seconda del momento storico in cui l'andiamo a studiare. Questo significa che il senso dell'andare a prostitute che ha per gli uomini, perché i clienti almeno in Italia sono tutti uomini, oggi è completamente diverso dal significato che aveva andare a prostitute sempre in Italia, non so, 50-100 anni fa. Da questo punto di vista emerge un quadro abbastanza particolare nello studio del fenomeno, principalmente italiano, anche se poi ho fatto dei confronti con alcuni mesi di studio e di rilevazione dei dati in Colombia e negli Stati Uniti, a Las Vegas. Il quadro che emerge è quello di un fenomeno molto variegato, che però appunto fa venire fuori una figura di prostitute e prostituti, e sono delle persone eccezionali. Ci precedono perché sviluppano tutta una serie di caratteristiche di sopravvivenza psicologica e materiale eccezionali, e dall'altra parte ci precedono anche per un'altra ragione, perché studiando il fenomeno della prostituzione riusciamo a capire prima in modo più chiaro quelle che sono le dinamiche, le trasformazioni dei rapporti tra uomo e donna relativi alla società, fra virgolette, normale. Sì. Questo saggio è stato quasi, verrebbe dire, un apripista, no? Perché appunto siamo stati tutti abituati a vedere la prostituzione semplicemente come un fenomeno da strada, senza considerare invece tutta la dinamica che c'è dietro alla decisione di intraprendere questo tipo di vita. Ma nella tua ricerca, ecco, quali sono le ragioni, le più frequenti magari, che hai riscontrato, che hanno indotto queste persone a fare una scelta di questo genere? Perché sai, molto spesso si pensa quasi che la prostituzione sia un puro e semplice atto di lussuria, non si comprende invece il grande dramma che c'è dietro una decisione del genere. Sì, l'eterna domanda se è una scelta o lo si fa per necessità. Io devo essere sincero, non sono particolarmente appassionato al dibattito, mi spiego meglio, non perché non sia importante in sé comprendere le motivazioni, quindi comprendere se sia una scelta o una necessità, ma non sono molto appassionato perché realmente è difficile comprendere le tante possibili costrizioni anche strutturali delle nostre società. Mi spiego meglio, non trovo tantissima differenza tra la prostituta, la ragazza prostituita nigeriana che viene costretta con la forza, in modo violento, spesso fisicamente e psicologicamente, a prostituirsi per strada. Non trovo molta differenza tra la costrizione che sta dietro la prostituzione di questa ragazza e la costrizione, possiamo dire, strutturale, economica, che sta dietro la prostituta colombiana, che magari non ha
una costrizione forte fisica come quella nigeriana, ma ha 10 figli a casa che morirebbero di fame nel momento in cui lei non si prostituisse. Il tema però l'ha introdotto giustamente parlando della prostituzione di strada, è molto, è culturale. Il discorso sulla prostituzione di strada ci fa rendere conto di quanto sia culturale, per il fatto che abbiamo serie difficoltà a maneggiare con attenzione queste tematiche legate soprattutto alla sessualità, almeno nel contesto italiano, ma non solo. Finché si parla di prostituzione di strada, e qui il tema culturale si intreccia con quello anche economico, bene o male siamo tutti d'accordo, cioè è un fenomeno gravissimo, bisogna assolutamente intervenire per difendere le ragazze, in genere sono donne, certo, che sono costrette a prostituirsi, e questo mette d'accordo un po' tutti, destra, sinistra, centro, sotto, sopra. Quando però si parla di forme diverse di prostituzione, in cui appunto potrebbe entrare in ballo il discorso sulla scelta individuale, tutto diventa più complicato da gestire. È una ragione per cui la maggior parte delle organizzazioni del privato sociale che si occupano del fenomeno sanno benissimo che si possono occupare solo o quasi esclusivamente del fenomeno di strada, e che gli unici fondi che si ottengono sono legate alla prostituzione di strada, proprio perché mette d'accordo un po' tutti. Ma esistono tante forme diverse di prostituzione, è difficile quantificare tutto, però diciamo, a livello impressionistico possiamo dire per esempio che come nel resto d'Europa la prostituzione di strada, che in Italia è considerata quasi sinonimo di prostituzione, è solo un terzo del fenomeno generale. Charlie, osservando... Scusa Antonella, scusami, sì, una domanda, e gli altri, certo, due terzi da cosa sono costituiti? Allora, noi abbiamo prostituzione di strada, che è quella diciamo più classica, tradizionalmente considerata la tratta, poi abbiamo tutta la prostituzione sommersa. La prostituzione sommersa, che è quella che appunto mi sono occupato di studiare principalmente, è quella legata ai nightclub, case d'appuntamento, saune, sale massaggi, la prostituzione maschile, che normalmente nelle statistiche non viene assolutamente considerata, è un fenomeno rilevante. Ripeto, esiste tutto un mondo sommerso di prostitute e prostituti che fanno riferimento però, almeno per il contesto italiano, è quasi esclusivamente a una clientela maschile. Tutto questo ovviamente ci interroga anche su temi culturali rispetto al ruolo dell'uomo oggi. Adesso sì, lei ha ragione, perché sto pensando che il vocabolario italiano non lascia molto spazio al termine, voglio dire, mi perdonerete lo spregiativo, ma di solito si parla di puttana anche in senso maschile, per cui voglio dire, effettivamente è un problema culturale. Sì, sì, fa benissimo fare riferimento alla terminologia utilizzata, perché anche appunto guardando la terminologia ci rendiamo conto di quanto il tema sia culturale. Pensiamo al caso dell'escort, spesso il termine proprio prostituta si associa in modo quasi esclusivo a quelle di strada, proprio perché probabilmente sono quelle che sono più distanti da noi, quelle che ci coinvolgono di meno, sono le puttane di strada, quando invece parliamo di donne che molto di più si avvicinerebbero agli ambienti, quelli più fra virgolette normali, addirittura d'élite, cambiamo termini, non le chiamiamo più puttane, prostitute di strada, ma le chiamiamo escort. Ma il tema culturale è talmente rilevante che lo si vede ad esempio nell'ambiguità delle nostre leggi sulla tematica della prostituzione, ma restando sul discorso lessicale, esempio emblematico è il caso della lap dance. La lap dance, che è in Italia quasi tutti, io prima ero fra questi, consideravo la danza attorno al palo. Non è la danza attorno al palo, ci sono delle ragioni culturali che probabilmente non tanto legate alla mancanza di conoscenza dell'inglese, perché lap sta per grembo, sono ragioni culturali. La lap dance non è la danza attorno al palo, quella si chiama pole dance, ma è la danza che viene fatta strusciandosi sul grembo del cliente. Perché è importante questa differenza? Perché è talmente importante che in alcuni paesi l'hanno vietata, perché in condizioni particolari, per esempio se porta il cliente all'orgasmo, viene considerata una forma di prostituzione.
Ecco, tutto questo da noi si parla tantissimo di prostituzione, ma se ne parla male. La dimostrazione, una delle dimostrazioni più emblematiche, appunto, è questo caso della lap dance. E in questa tua ricerca, Charlie, ti sei forse anche imbattuto nelle dinamiche relazionali tra uomo e donna e le crisi che entrambi i sessi, secondo me, stanno vivendo in questo momento, l'uomo per le sue ragioni e la donna per le sue? Sì, diciamo così, un aspetto interessante che emerge dalla ricerca è relativo appunto alla funzione sociale che svolge il bordello. Noi sappiamo che in Italia... Volevo proprio arrivare lì, una cosa e un altro parallelo dopo glielo chiederò perché mi incuriosisce questa cosa. Benissimo, diciamo il discorso sul bordello, la funzione sociale del bordello oggi, il bordello... Sappiamo che con la legge Merlin sono stati chiusi nel 58 i bordelli di Stato, oggi noi i bordelli sono appunto più informali, comunque il nightclub è il luogo che più di ogni altro si avvicina al bordello di un tempo, per quanto non in tutti i nightclub, per carità, si esercita la prostituzione. Le funzioni che vengono svolte all'interno del bordello, che svolge il bordello, sono molto diverse dal passato. Se nella storia il bordello ha spesso rappresentato un luogo di fortissima sperimentazione e innovazione di tipo culturale, pensiamo a casi emblematici legati all'igiene, alla cosmesi, ma anche alla moda. Certo. Tantissimi capi di abbigliamento sono nati nei bordelli, poi ci potremmo chiedere perché poi sono stati esportati verso la cultura dominante. Quindi, se nel tempo i bordelli hanno spesso rappresentato questi luoghi di grande innovazione culturale, oggi invece a me sono apparsi come dei luoghi di fortissima reazione e conservazione al cambiamento, luoghi all'interno dei quali, diciamo, gli uomini, fra virgolette, in crisi per l'emancipazione femminile, hanno perso, diciamo, all'esterno del bordello il controllo sulla donna, e all'interno del bordello, all'interno del night, pagano la donna perché reciti la parte della donna che non c'è più, che forse non c'è mai stata, comunque dell'idea che hanno della donna di un tempo, quella, insomma, da sedurre, sempre disponibile, eccetera, eccetera. Però psicologicamente, oltre che a livello proprio di società, il bordello era un fenomeno di costume una volta, soprattutto dagli anni 30 fino alla chiusura sostanzialmente. Assolutamente, cioè, sì, così come storicamente lo è ancora... personaggi di spicco addirittura delle comunità locali ci sono passati tutti e lo sapevano tutti quanti, quindi era un fenomeno di costume che tra le altre cose era anche accettato, anche perché era legalizzato. Esatto. Oltre al fatto che le impiegate, chiamiamole così per comodità d'immagine, per non svilirne il ruolo perché non sarebbe giusto, erano anche tutelate in un certo senso, perché avevano qualcuno che pensava a loro, oltre a offrire loro una stanza per esercitare il mestiere, se le curavano anche, le sottoponevano ai controlli. Questo non impediva la diffusione di determinate malattie, però viva Dio, adesso è un disastro. Sì, è il tema, appunto, come dicevo prima, come anche il riferimento che ha fatto lei, appunto è un tema culturale. Prima era proprio un luogo dove, ma come ancora adesso in alcune parti del Sud America, il bordello è un luogo di riti di passaggio, di iniziazione, cioè lo zio, il padre che porta il figlio, il nipote a un bordello per... Esatto. Quindi, al di là dei giudizi morali, quindi, queste erano delle funzioni che venivano svolte un tempo. Oggi la funzione che viene svolta maggiormente è quella, a mio avviso, quello che ho visto ai nightclub, non è tanto la finalità orgasmica, quanto piuttosto il pagamento di una recita, la recita della seduzione. I termini che vengono utilizzati nel dialogo, nelle interazioni all'interno dei night, diversamente da quello che mi aspettavo, io mi aspettavo dei termini spesso volgari, scurrili, invece il linguaggio utilizzato all'interno dei night è frequentemente infarcito da parole come amore, tesoro, gioia mia, eccetera, eccetera. Perché? Perché c'è davvero una recita della seduzione, che è quella principale che viene pagata dal cliente nei confronti delle ballerine barra prostitute. Dico barra prostitute perché appunto non tutte le ballerine dei nightclub si prostituiscono, quindi. Charlie, altro aspetto del quale molto poco si parla, sempre per ragioni culturali, ma se vogliamo anche di pudore, è la prostituzione maschile. Sì, questo è stato un fenomeno per me,
da eterosessuale più difficile da studiare, e anche per dei pregiudizi. Io sono un eterosessuale cresciuto a pane maschilismo, sono siciliano, e quindi stare sul campo a osservare le interazioni all'interno di un mondo che è legato appunto all'incontro sessuale tra uomini, perché ricordiamoci, lo ripeto ancora una volta, i clienti in Italia sono comunque e solo maschi, quindi incontri sessuali tra uomini non è stato semplicissimo. Se però diciamo così, il mondo che ho prima descritto, quello della prostituzione femminile, un mondo che oggi mi appare un mondo appunto reazionario, di conservazione rispetto al cambiamento, il mondo invece delle interazioni sessuali, dei rapporti sessuali tra uomini, mi è apparso, quello legato un po' al mondo della omosessualità, ma non solo, mi è apparso un luogo, mi è apparso un fenomeno particolarmente innovativo. La pratica principalmente messa in atto, che è quella del sesso impersonale all'interno di questi luoghi, è una pratica che sempre di più viene esportata oggi anche all'interno della cultura eterosessuale. Pensiamo ad esempio al caso degli scambisti. Sì. Cambiando completamente argomento, Charlie, ma perché questa sera abbiamo la possibilità di averti con noi, quindi forse puoi aiutarci anche a capire quest'altro fenomeno dilagante, devastante direi, il femminicidio, questo susseguirsi di omicidi nei confronti delle donne che sono sempre compagne, ex compagne, fidanzate, comunque donne che avevano intenzione o avevano deciso di troncare un rapporto oramai non più soddisfacente. Non c'era forse prima questa tendenza, mi sembra di poter dire, si accettava forse con maggior buon grado l'interruzione, la fine di una storia, e ognuno proseguiva con la sua vita. Cosa è successo? Perché adesso invece c'è la voglia di distruggere, annientare, cancellare quella donna? Cos'è accaduto? Sì, sempre per grandi linee. Il tema, certo. Anche questo è un tema che mi sento di affrontare, ma perché queste sono le mie competenze, da un punto di vista culturale. Quando dico culturale significa che è assolutamente trasversale agli uomini e alle donne, quindi riguarda quelli che sono i nuovi ruoli, così come sono definiti, dell'uomo e della donna oggi. Andando con l'accetta, ci sono tanti teorici della globalizzazione che hanno messo in evidenza che fra i principali effetti della globalizzazione sulla nostra vita quotidiana c'è la perdita dei punti di riferimento, punti di riferimento che mettono in crisi delle verità, dei punti saldi che pensavamo avere fino a poco tempo fa rispetto a vari ambiti della nostra vita quotidiana. Pensiamo all'identità nazionale che è stata messa in crisi, pensiamo anche all'identità di genere. Quindi tutto ciò che un tempo era chiaro, era chiarissimo rispetto alla distinzione tra uomo e donna, oggi non lo è più. Non voglio citare grandi nomi, vabbè, possiamo citare Bauman, che è scomparso di recente, per quanto riguarda l'identità liquida, ma ce ne sarebbero tantissimi altri che hanno appunto approfondito questa tematica da vari punti di vista, ma sempre mettendo in evidenza questa crisi di punti di riferimento. Questo si manifesta anche per la mancanza di punti di riferimento rispetto alla sessualità. E qui non voglio, appunto, diciamo, è inutile andare a citare lavori troppo impegnativi, perché già, certo, guardando Facebook ci accorgiamo che se scegliamo, per scegliere, diciamo, la nostra identità all'interno del profilo Facebook, noi abbiamo una scelta tra oltre 50 alternative. Quindi oggi si parla sempre di più di identità sessuali fluide, non più rigide e distinte tra uomo e donna. Tutto ciò ha degli enormi, diciamo, anche affascinanti per certi punti di vista, spazi di sperimentazione per ognuno di noi, ma contemporaneamente ci mette in crisi, ci fa paura. In questo contesto va comunque inserita anche, appunto, il ruolo diverso della donna oggi, la sua emancipazione mai sufficiente, però comunque in parte c'è stata.
Non voglio in nessun modo collegare in modo diretto tutto ciò alla violenza sulle donne, però se parliamo di una violenza simbolica, perché quando si parla di femminicidio non è tanto la violenza sulle donne c'è sempre stata, ma qui sì, parliamo di una violenza specifica, quella appunto a cui facevi riferimento prima tu, Antonella, cioè la violenza sulla donna in quanto tale, e sì, quindi in quanto simbolo forse proprio di questa crisi di identità, un simbolo che va annientato, distrutto all'interno di queste dinamiche. Oltre appunto all'uomo in crisi, non ci dimentichiamo che ci sono tutti gli attori sociali in crisi e partecipi. Io da un po' di tempo collaboro con alcune associazioni che si occupano di violenza sulle donne, ma mi rendo conto di quanto ci sia un coinvolgimento diretto e responsabilità dirette anche non solo delle vittime, perché quello ci sta e può essere anche studiato psicologicamente, ma di tutto il tessuto sociale che sta attorno alle vittime, comprese le donne attorno alle vittime che interpretano, ora per dirla banalmente, ma di questo si tratta, l'oggetto culturale è l'interpretazione per esempio della violenza come gesto d'amore. Sì. Questo è assolutamente comune, sì, chi si occupa di intervento su questo fenomeno sa benissimo che questo è uno dei problemi principali. L'identificazione del senso della perdita del possesso, del possesso stesso, e tra le altre cose la perdita del senso dell'equilibrio proprio di chi ci sta intorno, per cui noi trasferiamo o esternalizziamo in pratica la gestione del nostro equilibrio personale. Questo tocca anche, anche la donna oltre che l'uomo, perché si parla molto di femminicidio in questo periodo, perché è la maggior parte dei casi riguarda la violenza dell'uomo verso la donna, ma ci sono anche episodi al contrario, anche, che posso dire, episodi per scendere di categoria senza sconfinare nell'omicidio o uxoricidio, anche per quanto riguarda il mobbing, cioè praticamente la violenza psicologica di un sesso verso l'altro in condizioni di potere, diciamo prevalente rispetto all'altro soggetto. Questo è un dramma sociale proprio. Sì, e diciamo, i teorici della globalizzazione, appunto, soprattutto parlo degli scienziati sociali, ambito più sociologico, quindi tiro acqua al mio mulino, metterebbero insieme appunto questa crisi di identità legata alla sessualità anche con altre crisi di identità. La crisi dell'identità nazionale la possiamo far rientrare all'interno di questo tipo di crisi, cioè l'incapacità di andare a individuare quali sono le caratteristiche che definiscono l'essere italiano rispetto all'essere spagnolo per questa grande vorticosa circolazione di informazioni e di esseri umani che ci mettono in discussione, fa sì che vengano individuate delle figure che vengono colpite come simbolo proprio di questa nostra crisi e che diventano di fatto il capro espiatorio di questa crisi, così come lo sono le donne o altre figure che mettono in crisi, che mettono in evidenza queste nostre crisi di identità. Un'altra figura tipica di queste crisi di identità, restando sul tema della sessualità, sono i transessuali o le transessuali, spesso oggetto proprio di questa di violenza, proprio per il fatto che mettono in evidenza in modo plastico diciamo la fluidità della sessualità e le nostre crisi legate a questa. Per quanto riguarda il ricorso mi perdoni l'interruzione, perché ho fatto delle domande anch'io ad altre persone, perché io ovviamente non ho mai sconfinato nelle mie esperienze personali verso questi fenomeni, ma si diceva all'epoca, ancora quando il fenomeno dei trans, sostanzialmente della prostituzione transessuale, ha preso piede in Italia, io ero all'università all'epoca, quindi stiamo parlando di qualche 20 anni fa circa, sì, perché sono molto più vecchio ai medi quanto non posso sembrare. Tutti dobbiamo dire che non è così, vero Grilli? Prego? Adesso tutti dobbiamo dirti che non è così, vero? Vabbè, dai, ci hai provato. No, lascia stare l'immagine, eccetera, perché potremmo fare un altro molto amplissimo discorso. Scusate l'imperfezione lessicale. Scusa, Antonella, sì. Scusami. Massimo. Ti chiedo la linea perché dunque sono sospese le ricerche per quanto riguarda quel disperso sulla Slavina a Campotosto. Ecco, a te di nuovo la linea, poi facciamo il punto, c'è una notizia urgenti. La piana di assolutamente Campotosto. raccogli tutto e a brevissimo naturalmente faremo il punto della situazione, certo Massimo. Dicevamo, Marco, scusa. Sì,
scusami, dicevamo il discorso del ricorso all'esperienza sessuale col transessuale, soprattutto la parte maschile, sembra sia stato rilevante per quel che ho potuto rilevare io a livello di statistica, perché si diceva che il transessuale, provenendo dal sesso maschile, sapeva esattamente quali punti toccare e come titillare l'uomo, per cui aveva addirittura soppiantato la prostituzione femminile. Sì, ma se posso aggiungere, sì, senz'altro, se posso aggiungere, la figura della transessuale è emblematica rispetto al discorso che stavamo facendo. Cioè, la transessuale, e qui cito le parole dell'ex presidente della Regione Lazio, Marrazzo, quando fu oggetto appunto dello scandalo, sì, che lo vide protagonista nel suo incontro con quella transessuale, le transessuali sono delle super donne. Cioè, l'attrazione che gli uomini hanno nei confronti delle transessuali spesso sono legate proprio al fatto che in questa crisi della sessualità, in questa identità fluida, loro, enfatizzando a volte in modo anche marchettistico, se vogliamo, le caratteristiche della donna, sono delle super donne. Cioè, spesso i clienti che cercano le transessuali cercano esattamente proprio delle super donne, delle donne all'ennesima potenza. Guardi, io non ho origini siciliane come lei, ma ho vissuto anch'io una crisi personale su queste cose, perché io ho studiato sui testi di Sabino Acquaviva, se lei, sì, immagino sappia di chi sto parlando. Ho studiato a Trento, 15 anni, quindi. Ecco, appunto, sì, no, beh, io ero ancora a Padova quando lui aveva la cattedra ordinaria di sociologia, sì, 1, per cui, sì, vabbè. Sì. Ed era, si parlava di genotipo, fenotipo, ambiente nell'interazione triangolare, sì, e dopo si parlava, per altri versi, di classe in sé, classe per sé, che poi era riferito a tutta la società. Adesso, sì, ci troviamo di fronte a modelli che sono completamente sballati, cioè, sì, è una cosa pazzesca. Eh sì, io proprio quella mancanza di riferimenti, sì. Sì, non mi sento di dare ora giudizi, chiaramente ci mancherebbe, ognuno dai suoi giudizi, però nel caso specifico non mi sento di dare giudizi, era meglio prima. Di sicuro quello che emerge dalla ricerca sulla prostituzione è questa appunto sostanziale crisi di identità degli uomini che partecipano agli incontri sessuali, sia con altri uomini sia con donne. È abbastanza interessante, è stato abbastanza interessante per me anche studiare, e qui restiamo sul tema culturale, tutti quegli elementi, quel passaggio di elementi culturali dal mondo della prostituzione alla cultura dominante. Diciamo che questa non è una novità nel panorama dell'antropologia culturale o urbana. Pensiamo ai casi di culture marginali che sono diventate parte della cultura dominante, culture marginali a volte anche controculture, musicali, la musica hip hop, ma anche oggetti, il piercing, i tatuaggi, sono tutti oggetti che hanno origine in culture molto marginali, se non addirittura devianti o controculturali. Ebbene, questo passaggio, che è stato sempre spesso studiato per questo tipo di culture, mai è stato studiato per la prostituzione, che invece è molto interessante anche da questo punto di vista, perché sono tantissimi gli elementi che vengono importati nella cultura dominante dal mondo della prostituzione. Abbiamo citato prima alcuni oggetti. Sì, prego. Sì, e appunto volevo, insomma, tirare un po' le fila del discorso dicendo che comunque la tua non è un'indagine fine che inizia e finisce, voglio dire, nel mondo della prostituzione, ma è un punto di vista che amplia quelli che sono i nostri stessi orizzonti, nel senso che la prostituzione viene vista quasi come una lente di ingrandimento, funge quasi da lente di ingrandimento per andare ad analizzare quei fenomeni che sono sotto gli occhi di tutti, ma che vengono considerati oramai normali. La prostituzione ormai è quasi normalizzata, sembra che non ci sia nulla di strano, nulla di che. In realtà è un fenomeno sociale che ha un'importanza enorme, sottovalutata, vuoi anche per ragioni di morale spiccia, ma che invece ha una importanza fondamentale se si vuole capire l'evoluzione o l'involuzione, in altri casi, dei rapporti tra uomo e donna e delle rispettive sessualità. Sì, è un caso anche in questo senso emblematico, è il caso della prostituzione maschile. Certo. All'interno del mondo della prostituzione maschile, per lo più legato all'incontro tra uomini, incontri sessuali tra uomini,
I problemi legati, parliamo di cose concrete, perché poi queste informazioni ci servono anche per poter intervenire adeguatamente. I problemi legati a questioni di igiene e salute sono principalmente legati al fatto che molti di questi partecipanti agli incontri sessuali tra uomini sono eterosessuali convinti, che si presentano come eterosessuali. Nel mondo gay c'è un'altissima sensibilizzazione centrale rispetto ai problemi e alle malattie sessualmente trasmesse. È raro in questi contesti trovare degli omosessuali che non utilizzino il profilattico. Se invece parliamo degli eterosessuali, già la cosa diventa più complicata, ma anche sempre per ignoranza. C'è una percezione distorta della propria salute, della tutela della salute altrui, ma a parte questo, c'era un'ultimissima domanda che lei praticamente mi ha tirato fuori con le pinze, tra virgolette, nel parallelo al quale facevo riferimento prima, ed era la differenza che si potrebbe individuare socialmente parlando tra prostituzione e pornografia. Sì, personalmente il tema, proprio perché è culturale, tocca trasversalmente tutti quelli che sono i cosiddetti lavori del sex work, e quindi l'approccio, proprio perché vuole essere principalmente legato ad aspetti culturali, ma se vogliamo anche economici nel caso specifico, mette da parte qualunque approccio, o cerca di mettere il più possibile da parte qualunque approccio moralistico legato a chi, per esempio, qui non si fa distinzione tra destra e sinistra, l'aspetto politico è sempre centrale quando si fa ricerca, chi considera la prostituzione qualcosa comunque che va sempre evitata. A questo proposito è emblematica la posizione di una buona parte delle femministe americane, che sul caso specifico della prostituzione, che è considerata per un filone specifico del femminismo americano una forma di stupro a pagamento, la loro vicinanza dal punto di vista politico con le posizioni di estrema destra dei cristiani super conservatori. I riferimenti sarebbero pericolosi, perché stiamo sconfinando brutalmente verso altri argomenti, oltre al fatto che abbiamo messo parecchia carne al fuoco qui, ma proprio parecchia. Oltre al fatto che purtroppo, Marco, sono le 19:36, il tempo a nostra disposizione si è esaurito, e ce ne rammarichiamo perché, come avete potuto constatare, parlare con il professor Charlie Barnau è piacevole, non solo, è anche da modo sicuramente di crescere, si ha la possibilità di osservare lo stesso fenomeno da un punto di vista inconsueto. Charlie, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi questa sera, e speriamo tu voglia accettare di essere nostro ospite ancora in futuro, perché abbiamo tante cose da chiederti e da discutere con te. Certamente, grazie a voi. Ti ringraziamo ancora, ti auguriamo buon lavoro e ricordiamo, vuoi ricordare la tua pubblicazione, Charlie? Sì, le ricordo due, allora faccio approfitto, perché sono uscite a distanza di un paio di mesi. Esatto. Una è appunto Le prostitute vi precederanno, inchiesta sul sesso a pagamento, edito da Rubettino, e l'altra è sempre Rubettino, è nata al sud, è la storia del gruppo di Portici, che è un gruppo di sociologi che hanno gettato le basi nel secondo dopoguerra per la sociologia italiana, soprattutto quella applicata, quindi è una sociologia importante per il sud. Benissimo, sarebbe stato infatti interessante chiederti come mai la sociologia della sopravvivenza nasce proprio a sud, ma questo sarà tema di un'altra trasmissione. Beh, ma con i riferimenti che ha fatto alla criminalità organizzata mi pare abbastanza normale che sia una sociologia. Evidente, certo, ma ritengo che meriti un certo approfondimento, che sicuramente non mancherà. Bene, tante grazie Charlie, buon lavoro. Grazie a voi, buonasera. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Ciao. Ciao, a presto. Bene, passiamo subitissimo alla linea a Massimo Bonella, che sicuramente ha delle notizie importanti da riferirci. Prego, Massimo. Sì, grazie Antonella, 19:38.
atto in questo momento, dunque situazione veramente drammatica nelle zone colpite dal sisma del centro Italia, c'è l'emergenza sull'emergenza, ricordiamo che le persone non riescono a uscire dalle case perché c'è la neve che va a, praticamente a bloccare le porte, i cancelli, insomma non si riesce a uscire, bisogna creare dei varchi e stare dentro è ugualmente pericoloso perché appunto ci sono queste scosse che all'improvviso arrivano e anche molto forti come questa mattina. Poi c'è un altro problema che non si menziona mai ma c'è ogni anno in questa brutta stagione, in modo particolare gennaio-febbraio, ci sono le influenze, quindi provate a pensare a queste persone anziane in quella morsa di freddo con le scosse che non stanno bene, sono malati, hanno questa influenza che non è da mettere da mettere in secondo piano, ecco, tutto va a complicare la cosa all'ennesima potenza. Dunque vediamo di fare un attimino la situazione, sono state, abbiamo detto questa mattina, delle scosse molto forti, una alle 10:25, cioè praticamente ci sono state, dunque allora ricapitolando, magnitudo 5.3 Richter per la prima scossa, cioè alle 10:25. Poi l'epicentro, lo ricordiamo, in un'area compresa tra Amatrice, insomma, in provincia di Rieti, e Montereale, Capitignano e Campotosto, in provincia dell'Aquila. Una scossa molto lunga poi alle 11:14 di magnitudo 5.4 e la terza alle 11:25, 5.4 Richter. Ce n'è stata un'altra nel primo pomeriggio alle 14:30 di magnitudo 5.1, epicentro sempre nella provincia dell'Aquila. Dunque, altre notizie che vi possiamo dare, dunque, intanto c'è rischio di disordini nel carcere di Teramo perché praticamente manca la luce, ci sono problemi di questo tipo e quindi c'è una tensione che sta crescendo e anche lì è una situazione che insomma fa pensare. Dunque a Campotosto si cerca una persona sotto una slavina. Vasco Errani dice priorità per mettere in sicurezza le persone, la situazione dice è molto difficile a causa di questa neve che come vi ho detto prima è molto alta, pensate che in alcuni punti arriva a toccare i 2 metri di altezza. È crollato il campanile di Sant'Agostino ad Amatrice, il sindaco di Amatrice dice che la vera emergenza è la neve e il ghiaccio. Poi veniamo a Roma perché è stata sono state avvertite in maniera molto distinta anche nella capitale a Roma, che è stata bloccata addirittura la metropolitana per fare delle verifiche, però ci giunge ora la notizia che praticamente è stata riaperta la metropolitana, precisamente la linea A. Poi vediamo sul sito, sulla televisione online, che è una All News di Roma, la Pandora TV che noi conosciamo bene, vediamo se abbiamo delle notizie in merito, visto che loro sono proprio lì da Roma. Intanto andiamo avanti con quello che abbiamo noi. Molte scuole sono state chiuse e dunque è stata fermata anche la linea ferroviaria Viterbo, Roma, e poi anche la Foligno-Terontola, questo però siamo più a nord in riguardo all'Umbria e la bassa Toscana Valdichiana. In Abruzzo, poi passiamo all'Abruzzo, ma prima di passare in Abruzzo vediamo un attimo se, che ho qui sotto monitor anche Pandora TV, se c'è qualcosa di specifico a Roma, dunque vediamo cosa ci dà e non c'è niente, e non c'è niente. Allora andiamo avanti noi. Abruzzo, dunque vediamo mai più tardi verso le 22 se compare qualche break news, qualcosa, visto che loro sono di Roma, ma andiamo avanti intanto noi. Fermi i treni in Abruzzo, ci sono poi pericolo di valanghe nelle Marche, più di 20.000 persone senza luce,
E nel frattempo ci arriva in questo momento una notizia positiva, salvi due operai che erano stati colpiti a Sassonetto da una slavina. Infine la Merkel dice sono disponibili qualsiasi tipo di aiuto per le zone colpite. Questo per quanto riguarda le notizie urgenti della sequenza di scosse e terremoto che hanno colpito nuovamente il centro Italia questa mattina e primo pomeriggio. Altre notizie al volo che vi posso dare, che intanto a Trieste nell'Istria c'è una forte bora, ci sono stati anche delle persone che sono cadute, è intervenuto il 118, poi per quanto riguarda il maltempo, previsti peggioramenti in centro Italia. Infatti ricordiamo che tra altre cose sta anche nevicando in maniera copiosa, quindi già la neve è alta e sta nevicando in quel modo con vento gelido, con raffiche di vento di tramontana, quindi vi lascio immaginare quella povera gente. Poi un'altra notizia al volo, c'è un caso di meningite a Napoli, dunque un 36enne muore a Napoli e praticamente è giunto in stato di coma al Cardarelli. Io penso che per stasera basta e avanza, sono notizie negative da tutti i fronti. Alle 19.44 direi di chiudere qui questo aggiornamento delle notizie che riprenderà alle 22. Nel frattempo restituisco la linea a te, Antonella. Grazie Massimo Bonella, e io do appuntamento a tutti i nostri ascoltatori alle 22 di questa sera per la prima diretta del nuovo anno di Osservatorio Antimafia. Vi invito a seguirci, in quanto i nostri ospiti saranno Giorgio Bongiovanni, direttore di antimafia2000.com, e il caporedattore Aaron Pettinari, autori entrambi di articoli estremamente interessanti che poi andremo naturalmente a leggere assieme. Per intanto vi ringrazio per essere stati con noi questo pomeriggio. Per chi non potesse seguire la diretta delle 22, do appuntamento alle 18.30 di mercoledì prossimo, sempre qui su Radio Saiuz, sempre con tutti noi. Un caro abbraccio e buona serata a tutti.